Un'altra doppietta. Altre reti a Pagliuca, il portiere più battuto dall'argentino. 200 gol con la maglia viola, piccoli record da aggiungerne ad altri. E pensare che Battistuta aveva giocato con la sua nazionale solo pochi giorni prima ed era reduce da un viaggio di ritorno massacrante. Insomma, è stato ancora lui l'uomo in più della Fiorentina nel derby dell'Appennino che il Bologna ha rischiato di vincere e non avrebbe certo rubato niente. Tra andata e ritorno abbiamo raccolto gli stessi punti della Fiorentina, ma sul piano del gioco non c'è stata storia. E questo mi disturba da morire, perché quando si gioca male è giusto perdere, quando si gioca bene sarebbe giusto vincere. Purtroppo usciamo con un punto solo, ma con tanta amarezza, perché meritavamo di vincere, tutto qui. Bologna senza Paramatti squalificato, in campo con 3 difensori, 5 centrocampisti, 2 attaccanti. Ben disposto da Guidolin, la Fiorentina capisce presto che non sarà un pomeriggio tranquillo. Il gol di Signori, una delle chiavi di volta del tecnico rosso-blu, solo una conferma di quello che l'attende. Sì, abbiamo ricevuto 2 schiaffi e abbiamo poi reagito rabbiosamente. Posso anche capire che magari così si cercava un po' di costruire l'azione da gol, invece sono stati questi 2 frustate che ci hanno portato poi a reagire. Credo che il pareggio, non so se a loro sta stretto, io dico che con una prestazione può star stretto a noi, però credo che 2 volte sotto, 2 volte pareggiato, io sono contento della prestazione della squadra. Grande Bologna da una parte, straordinario Battistuta dall'altro. Re Leone, poco aiutato dai compagni di squadra, salva i viola ben 2 volte. Il primo pareggio quasi allo scadere del primo tempo, di testa su cross di Torricelli. Il secondo vicino al 90esimo, quando ormai gli ospiti erano pronti a far festa dopo la rete di Anderson, tenuto colpevolmente in gioco da un confuso Repka. Ancora una volta l'anello debole della difesa gigliata. Battistuta dà l'impressione di aggiustarsi il pallone con una mano prima di scagliarla alle spalle di Pagliuca. Alla fine comunque poca voglia di sorridere. Battigol è deluso per la presunta lite tra Cecchi Gori e Antonioni. Una discussione abbastanza vivace, nata in albergo poche ore prima della sfida. Un battibecco che potrebbe aprire una crisi profonda all'interno della società. Oh ragazzi, io ve lo dico, l'unica cosa che spero che non sia vero, poi vediamo ora cosa succede, casomai parliamo in settimana. È l'unica cosa che mi sembra, l'unica cosa che ho voglia di dire, che io in questo momento ho bisogno dietro di me di una società seria e basta, solo questo.